Grattacieli e skyline ibridi che mettono in comunicazione linguaggi architettonici provenienti da varie parti del mondo, a partire dalla Mole Antonelliana, per proseguire in un viaggio cosmopolita fra Londra, New York, Tokyo e Shanghai. Si tratta di TOT, la mostra inaugurata il 26 giugno nella sala incontri dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico in via Arsenale 14G a Torino, allestita dagli studenti del biennio di Scenografia, Cinema e Applicazioni Digitali dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. L'esposizione TOO Urban City World 2013 si compone di video, grafiche in 3D, stampe pittoriche e digitali che riflettono sul tema della città e delle contaminazioni culturali al suo interno. Con l'occasione è stata offerta un'anticipazione di To Share Set 2015, un progetto sullo spazio scenico che sarà proposto in anteprima a ottobre all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale. Professoressa Jeannie, come nasce il progetto di TOT? Allora, TOT è un doppio progetto, è nato per la Biennale di Istanbul dell'anno scorso ed era la prima puntata intitolata To Urban City World ed era dedicato a tutte le città del mondo. E il secondo TOO è quello che presenteremo l'anno prossimo per la Quadriennale di Praga e per il Festival delle Arti che si terrà da noi, Festival Internazionale delle Arti che si terrà all'Accademia. To Share Set, che è un progetto nuovo, sempre in divenire, che si basa su, cioè in realtà è un contenitore fondato sulla scenografia multimediale, ma anche una scenografia che può essere adattata a diverse situazioni. Quindi una scenografia per il palco musicale, per il videoclip, per il palco lirico, eccetera. Viene tutto realizzato in computer graphic, in grafica tridimensionale e poi animato a seconda di quello che ognuno vuole poi raccontare all'interno del suo lavoro. Ci vuoi raccontare il tuo lavoro? Il mio lavoro, come anche quello di tutti gli altri, è partito da un rilievo delle location. Io per esempio ho scelto Parco Dora. Dopo aver fatto il rilievo si è passato al computer, quindi rielaborato tutta la location, aggiunti degli elementi innovativi, dopodiché si è passato alla computer grafica tridimensionale. E abbiamo fatto tutti i movimenti di macchina, abbiamo animato delle parti della scenografia e successivamente abbiamo fatto ancora delle elaborazioni per aggiungere vari effetti.